I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno divorziato. È questo uno degli argomenti più discussi sul web in questi giorni. La storia tra i due bellissimi di Hollywood durava dal 2005 e i due si erano classificati come una delle coppie più longeve di Hollywood. È stata la Jolie a chiedere il divorzio e il motivo riguarderebbe delle differenze inconciliabili tra i due sull'educazione dei figli. Come mai secondo te questa notizia ha fatto così scalpore? Perché ormai sono personaggi dello spettacolo, quindi è normale che facciano scalpore. Poi sono ben in vista, Angelina Jolie è uno dei personaggi più seguiti, quindi credo fosse normale. Ne avranno troppi di figli da educare, quindi per quello che fa scalpore, perché non abbiamo niente da fare. Perché cercare di risolvere i problemi veri è più facile fare il chiacchiericcio, semplicemente quello. Ma è una cosa che proprio disdegna l'essere normale, che ha i problemi di sopravvivenza, che ha tutto. Sentire che ci dobbiamo preoccupare per Angelina Jolie e Brad Pitt è un gran bel fiel, però lei è altrettanto bella, ma si facessero gli affaracci loro, i problemi loro, e vediamo di risolvere i nostri, se possibile. Secondo lei come mai nell'ambito del mondo dello spettacolo i matrimoni solitamente non hanno una lunga durata? Beh, perché più degli altri magari sono soggetti a tentazioni, poi spesso sono dei matrimoni secondo me anche un po' costruiti, un po' di circostanza, di apparenza, quindi poi alla fine il sentimento, se c'è o è tentato, tende a svanire. Perché si annoiano, sono annoiati, anch'io stamattina ero annoiato, poi ho trovato lui con la telecamera. Si annoiano, hanno i soldi, hanno tutto. Cosa facciamo oggi? Niente. Dopo un po', a furia di fare niente, si stufano. Invece venissero a lavorare con me, si divertirebbero molto di più e non si lascerebbero. Comunque ho visto un bambino prima che cercava l'Angelina Jolie per diventare figlio, per farsi adottare. E come mai secondo te tra i personaggi di Hollywood frequentemente si sente comunque che fanno uso di stupefacenti, di sostanze, di alcol, eccetera? Appunto perché hanno tutto, secondo me per trasgredire si avvalgono di queste sostanze che li portano un po' fuori dal normale, cioè dal comune, ecco. Sono più tentati anche in questo, secondo me per quello hanno più tentazioni e diciamo che ne fanno uso perché possono, perché costano un sacco queste sostanze, e due per trasgredire, appunto. Sempre per lo stesso motivo, perché si annoiano, non hanno niente da fare, quindi provano di tutto per cercare di uscire dalla loro monotonia. Sai che due testicoli stare sullo yacht, alle Bahamas, tutto il giorno, tutta la vita? Ti annoi dopo un po', ti annoi. Quindi io vi consiglio di venire a spostare i mobili con me.